cinesi, ma in qualsiasi negozio la marca Ajax si trova. Forse sarà appunto casa mia che è piena di umidità, però comunque questo qui non mi piace per i vetri, a parte l'odore che non mi piace, ma pulisce anche abbastanza male. Io i vetri e gli specchi li pulisco con la carta Scottex, la carta da cucina, insomma. Avevo provato anche con i panni in microfibra, ma mi lascia entrambe le cose, mi lasciano i pelucchi sui vetri e sugli specchi. Non so voi con cosa pulite i vetri, questo qui è anche bocciato. L'ho comprato quando c'era ancora il Covid, sperando che sia finito del tutto questo periodo schifoso. Spero che a settembre non ci chiuderanno di nuovo tutti in casa. Fate attenzione ancora, ragazzi, quando uscite, mi raccomando, perché per me non è ancora finita. da casa mia e non potrei neanche farlo.
cosa usate per pulire la casa, per pulire il bagno, la cucina. Consigliatemi qualche prodotto economico che sia valido, anche non di marca, chi se ne frega. È un bel packaging, comunque un bel barattolone, mi è durato tantissimo, appunto perché è 2 anni che ce l'ho. E il profumo è rimasto intatto come appena comprato, quindi top. A parte questo qui con l'ammoniaca, che anche il profumo non mi piace, questo qui proprio il profumo non mi piace per niente. Dovrebbero fare più prodotti con profumi buoni, naturali, aloe vera, lavanda, Marsiglia, insomma, sapone di Marsiglia a me non piace, però spero che faranno più prodotti meno chimici e più validi, più economici, perché stanno aumentando i prezzi, anche nei discount non va bene, ma lo sapete già. Spero comunque che i detersivi di oggi vi siano piaciuti. Se li conoscete e li avete provati, fatemi sapere e vi saluto. Io veramente spero che faranno, magari nel 2030, quando non ci sarò più, faranno dei detersivi meno chimici e con profumi migliori di quelli che fanno adesso. Io vorrei provare anche altre cose, ma sono abitudinaria anche come detersivi. Compro di solito sempre le stesse cose, tipo Quasar, Smack e basta. Chief o Ajax sgrassatore, insomma. Winnis, l'isoform per il pavimento o Ace pavimenti alla lavanda. Ma poi voglio comprare anche cose diverse e mi trovo abbastanza male, soprattutto per i profumi che hanno, che mi danno fastidio. O sono io che sono strana, o magari come vi dicevo prima faccio troppi spruzzi e ne devo fare pochi. Commentate ragazzi se siete come me anche voi che fate troppi spruzzi. Spero che si senta il microfono perché con questa maglia si piega il microfono ed è stata cattolica.